Premesso che ha dei margini, questa squadra, importanti per noi. Ci crediamo molto nella nostra squadra. Chiaramente, secondo me c'è sempre da fare, ma non per cercare alibi. La ricostruzione storica, secondo lo storico, è troppo importante, no? Perché noi abbiamo fatto un mercato basato sui mercati futuri bloccati. Quindi, i vari prestiti, potevi prendere 10 prestiti, non potevi prendere 10 prestiti perché tra un anno saresti rimasto senza È giocatore. chiaro. Enfatizzo un pochettino e accelero un pochettino il Questa poi discorso. era la realtà, in teoria Questa è la realtà, no? poteva Quindi essere così. abbiamo, non so, il Simeone, faccio per dire, che ti poteva venire in prestito, è chiaro che non puoi perché poi a giugno va via, c'è un diritto di riscatto di 12 milioni che non è alla portata dello Spezia, quindi un target di giocatori chiaramente non potevi prenderli. Avevi Certo. pochi giocatori di proprietà all'inizio, la proprietà vuole una squadra giovane e quindi anche il mercato libero non era così libero, no? Era condizionato dai mercati futuri. Abbiamo tenuto lo zoccolo duro della squadra, domenica hanno giocato 6 undicesimi quando è entrato Bala, 7 undicesimi della squadra dell'anno scorso, con alcuni giocatori, Giasi, Giulio, Basto. Ditemi, Martin che giocano insieme da 3-4 anni, Basto e Giulio, vabbè, anche di più, però è chiaro che le relazioni le vedi, giocano a memoria, giocano i ragazzi, cioè hanno un vissuto importante, è uno sport di relazione, no? Quindi secondo me hanno dei margini incredibili, sono dei ragazzi molto forti nella nostra squadra e noi siamo convinti. Siamo convinti del valore della nostra squadra. Hanno due Noi speriamo ragazzi. sempre che a breve di poter vedere anche Leo Sena. Leo è stato un investimento della società, lo sapete, importante, è un ragazzo a cui crediamo molto. Io spero che in questi giorni qui, si risolva tutto, Sei faccia la visita ottimista su medica. Sì, questo? siamo ottimisti.